Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi nella nostra trasmissione iniziamo facendoci gli auguri per un buon 2017 che è cominciato da pochissimi giorni. Possiamo dire che il nuovo anno deve essere l'inizio di un percorso che tante persone si propongono con tanti buoni propositi di fare tante cose che ci dovrebbe far affrontare questo anno in modo diverso da quello che è appena terminato. Ecco, oggi nella nostra trasmissione ci faremo alcuni propositi di iniziare il nuovo anno e di portarlo avanti in buona salute. Sono appena terminate le grandissime buffate natalizie, quindi possiamo dire che uno dei primi propositi che dobbiamo fare è cercare di riprendere la linea che abbiamo un pochettino arrotondata in questi giorni. E come dobbiamo farlo? Dobbiamo fare semplicemente facendo più attività fisica e soprattutto cercando di mantenere un'alimentazione un po' più leggera in questi giorni che ci deve aiutare questa alimentazione a smaltire tutti i grandi pasti che abbiamo affrontato tra la vigilia di Natale, il Natale Santo Stefano e le feste di Capodanno. Questa alimentazione deve essere ricca di acqua, dobbiamo mantenere il nostro corpo ben idratato, ricca di verdure e soprattutto cercare di evitare i dolci di cui tanto abuso abbiamo fatto negli ultimi giorni. Ovviamente se abbiamo la possibilità durante queste giornate di riprendere a fare anche un po' di attività fisica, mi raccomando che sia una ripresa moderata, non è necessario partire con una maratona, basta fare pochi minuti al giorno delle passeggiate che poi piano piano ci possono portare a fare un po' di attività in modo più regolare, in modo da preparare la nostra muscolatura e il nostro organismo ad affrontare l'attività fisica in modo più regolare. Negli ultimi giorni abbiamo visto che, ne hanno parlato un po' i giornali, soprattutto per quanto riguarda la Basilicata, che le malattie cardiovascolari sono al primo posto per i decessi in Basilicata, addirittura hanno superato quelle oncologiche. Quindi un proposito che dobbiamo porci per il 2017 è quello di monitorare un po' la nostra attività cardiaca. E come possiamo farlo? Innanzitutto rivolgerci al nostro medico di base e cercare di farci fare un controllo generale che si può espletare attraverso una banalissima visita fino ad andare più nel dettaglio con un elettrocardiogramma oppure con un ecocuore. Probabilmente non tutti pensiamo, anzi la stragrande maggioranza di noi pensa di essere in buona salute ed è proprio per questo che le malattie cardiovascolari colpiscono e in modo così inatteso e purtroppo a volte sono fatali. Quindi il proposito che dobbiamo avere nel 2017 è cercare di tenere sotto controllo il nostro cuore e oltre a sottoporci a delle visite di controllo dobbiamo cercare anche di aiutarlo e come possiamo farlo? Abbiamo detto prima dell'attività fisica, diciamo adesso che dobbiamo proporci per il 2017 di eliminare tante abitudini sbagliate, tra cui il fumo, i superalcolici e la vita sedentaria. Fumo e superalcolici purtroppo sono veramente nocivi e possono avere un impatto sul nostro cuore mortale. Ovviamente non è facile disintossicarsi da queste brutte abitudini. Un proposito per il 2017 e per gli anni a seguire potrebbe essere quello di iniziare a ridurre queste attività, cercando poi, una volta che si è ridotta la quantità di sigarette o di alcol che si beve nell'arco della giornata, cercare di ridurre poi e di terminare completamente. Piccoli accorgimenti, piccole situazioni che ci devono aiutare ad affrontare un 2017 in salute. Altro consiglio, altro proposito che possiamo porci per il 2017 sono le campagne di screening. Ecco, le campagne di screening sono uno strumento davvero importante, la Regione Basilicata è una delle eccellenze a livello nazionale con uno dei tassi di adesione più alti, però dobbiamo aumentare maggiormente questo tasso di adesione e come possiamo farlo? Ci dobbiamo sottoporre alle tre grandi campagne di screening che sono quella del colon retto, quella della mammella e quella della cervice uterina.
vi arriverà a casa un invito, non cestinatelo, non mettetelo in un cassetto, sottoponetevi alle campagne di screening, perché ricordatevi che il famoso e vecchissimo detto prevenire è meglio che curare rappresenta veramente una terapia in moltissime malattie, e intercettare una malattia, soprattutto oncologica, nel suo stadio iniziale, quando il tumore è molto piccolo, rappresenta veramente la possibilità di potersi curare definitivamente. Quindi, altro proposito per il 2017, sottoponiamoci alle campagne di screening. Io personalmente vi auguro un anno pieno di salute, ricco di soddisfazioni, e spero che tutti noi possiamo far tesoro di questi piccoli consigli, che non rappresentano un grande cambiamento del nostro stile di vita, ma possono sicuramente aiutarci ad affrontare la vita quotidiana con meno malanni possibili. Buon 2017, buona salute a tutti. Arrivederci.